Siamo molto in ritardo. Allora, Caterpillar IM, ci siete ancora o il freddo di Milano vi ha congelati nella testa? Beh, ci sta decimando il freddo, oggi manca Benedetta. Solo due. Non c'è la Tobagi, bloccata a letto dall'influenza. Le mandiamo un saluto, ovviamente. Poi domani toccherà a Filippo, inevitabilmente. No, ma forse domani toccherà a me. Allora, giovedì a Dardemare. L'influenza astrale, come ci avete spiegato, e la simpatia per Benedetta. Si vede che c'è un contagio simpatetico. Ebbene sì, ebbene sì. Potrebbe... No, si mantenga in forma, direttore. Anzi, speriamo anche che torni Benedetta al più presto. Anche perché qui, poi vabbè, noi ovviamente scherziamo su un po' di influenza che passa velocemente, ma abbiamo sentito nelle telefonate, nelle testimonianze, poco fa per radio abbiamo sentito Stefania Pezzopane, l'assessore dell'Aquila, e beh, lì la situazione è doppiamente grave perché all'emergenza neve si somma ancora l'emergenza terremoto. I molti palazzi puntellati o con coperture di fortuna sono messi ancora più in crisi dalla neve che diventa ghiaccio, che diventa peso. E per esempio una delle coperture più importanti, quella di una delle chiese che si stava cercando di recuperare, è crollata proprio per causa della neve. E i nuovi insediamenti sono stati posizionati in posti idonei, ma ancora con strade difficili da percorrere. A volte non era il posto dove l'uomo negli anni aveva selezionato di stare. Non erano urbanizzati. Sono posti che sono stati scelti velocemente, quindi questo, ci dice la Pezzopane, ha sommato difficoltà a difficoltà. Ovviamente per tutto il giorno sulla nostra pagina Facebook Caterpillaram si può andare avanti a segnalare, a raccontare situazioni di difficoltà o di disagio. E poi però, direttore, l'altra grande polemica di oggi è quella Fornero e Cancellieri. Ma come gli viene? Adesso va bene tutto, ma forse è il caso di smetterla un pochettino con questi assalti, queste boutade sui giovani, il lavoro, il posto fisso. Adesso la cosa era quelli che vogliono lavorare vicino a mamma. Ecco, e un ascoltatore sulla nostra pagina Facebook, Caterpillarama, dice: con queste continue uscite stanno testando il nostro punto di rottura. Nel senso, stanno testando fin dove siamo disposti a sopportare queste stilettate, che vanno anche per certi versi nel senso giusto. Sì, nel però... senso, però ad esempio, quando noi diciamo il posto fisso nelle monti, un conto è dire sogno un paese dove ci sia la possibilità di cambiare posto tutti i giorni. Certo. E allora è un conto. Un conto invece di dire in un paese dove ci sono questo numero di giovani disoccupati, il posto fisso non esiste. Oggi è un po' diverso. Sul Corriere Polito dice: adesso basta, però, insomma, avete ottenuto il risultato che volevate, avete fatto capire ai ragazzi che si devono dare una mossa, però se insistete così tanto, poi che cosa succede, direttore? Che si cede subito il passo al qualunquismo, alla demagogia. La figlia della Fornero pare sia una brillante ricercatrice. Sia una brillante ricercatrice, però viene messa subito alla gogna perché si dice: come? Insegna nell'università di mamma e papà. Non solo della mamma, di mamma e papà. Ed è in una fondazione che era stata presieduta, dove la mamma era stata vicepresidente. Su questo populismo non la seguo. Non la seguo. Ma neanch'io mi seguo, ma sto dicendo cosa succede. Noi abbiamo calcolato qui all'interno di Caterpillar EM la media di distanza dalla casa dei genitori del nostro luogo di lavoro, ed è attorno agli 80 chilometri. Sì, vabbè, ma avete uno solo che sta a 500 chilometri che vi fa... Questa è come la famosa storia delle statistiche. Avevo due galline, ne è morta una, c'è stata una mortalità del 50% delle galline. Sì, c'è un po' di Io deviazione personalmente, standard, siccome voi siete milanesi di nascita e di adozione, cioè di scelta, voglio dire, io direi che se per esempio ci fossero dei simil pensionati universitari dove un giovane ventenne, 26enne, non più di 28 se non è sfigato, che volesse cercare un altro lavoro del sud, può avere un letto ad un prezzo decente. Se per esempio ci fossero dei meccanismi per cui a questo giovane che sta cercando lavoro e che lo prova che sta cercando lavoro si potesse dare un mutuo senza un interesse del 10% e senza la firma del genitore, se per esempio si spaccasse la cupola dei rettori universitari e si stabilisse
stabilissero delle regole, diciamo, meritocratiche, davvero meritocratiche, per gli studenti, forse si potrebbero fare pure le battute. Il nostro Marco Revelli ha detto una cosa molto giusta, su, penso che pensasse alla Fornero, che credo debba essere persona che egli conosce direttamente, visto la stessa frequentazione torinese. Cioè, noi avevamo una borghesia stracciata in politica, ora abbiamo una borghesia aristocratica, ma tanto aristocratica che sembra non accorgersi della realtà del paese. La dico tutta e così mi rovino, ma dica. Maria Antonietta, tutto sommato, aveva Maria Antonietta, la regina decapitata, che perse la testa, aveva una esperienza del pane come cosa tutto affatto diversa delle brioche, poverina. Quindi quando disse, non era per niente stupido, il popolo non ha il pane, dategli le brioche, non è che volesse esprimere così disprezzo, era la sua esperienza che la brioche fosse cosa diversa dal pane. Voglio dire, allora, lottiamo per una società tutta più flessibile, no? Perché mi pare, Ardemagni, che le corporazioni, il governo ha appena cominciato a toccarle, appena, o no? Assolutamente, assolutamente. Invece di uscire con queste... punturine, diciamo, dovrebbe prima fare, poi può permettersi, dice, abbiamo, perché è un circolo vizioso. Se il ragazzo si abitua che a trovare il posto di lavoro devi chiedere aiuto all'amico di papà, al partito, al sindacato, che l'amico dell'amico. Ma parliamo dell'università, lo diceva il direttore. Cioè, se all'università si scardinano le logiche dei baroni e dei luoghi e dei finti concorsi, allora non è che vai col coltello tra i denti del merito, cioè non è che crei il tuo profilo sull'abilità, sugli skill, ma proprio sulla capacità relazionale. Allora è un cerchio che quello che ci si chiede è com'è che dei professori così intelligenti da un certo punto di vista possano scivolare in questo modo dal punto di vista della comunicazione. O Monti ritorna a quello che era stato il primo mese in cui tutti zitti, non parla nessuno, o c'è del metodo in questa follia, insomma bisogna trovare un altro modo per comunicare tra governo e paese, perché sennò si creano solo malcontenti che crescono in maniera esponenziale, tanto più la situazione nel paese diventa grave e difficile. Questa è una situazione che va gestita, però subito. Monti ci deve pensare subito. Se però anche lui poi si fa scappare la battutina, sai, così senza Benedetta sembriamo un po' Bouvard e Pécuchet. Ma non lo so, sembriamo forse Stanlio. Ma avete Cinzia, insomma. Però, no? Avete Cinzia. Poli, a femminilizzare il Caterpillar. A salvarci, assolutamente. Ci provo, direttore. Il sindaco Lemanno ha tenuto chiusi tutti gli uffici pubblici di Roma, così per passare una bella giornata con parenti, amici ed ex camerati. Carina. Allora, grazie. Ma, scusi, direttore, prego. No, ci dica solo ma com'è la situazione a Roma? Perché avete ancora le scuole chiuse? Ma sai, ieri c'è stato il sole e la neve si è squagliata sostanzialmente. L'altro ieri pure c'è stato un po' di sole. Certo, la sera fa più freddo. Ci sono ancora i mezzi che dovevano liberare le macchine, spalare, si sono visti un po' ieri. Sa cosa si dice qui al nord? Ma com'è che a Roma hanno ancora le scuole chiuse, che sono passati giorni dalla nevicata? Ecco, per esempio, ieri sera a cena mio figlio, che appena fatto, uno dei miei due figli che hanno appena fatto 18 anni, diceva, ha fatto questo numero, io certo voto per Alemanno, non c'è niente da fare, voto per Alemanno nel modo più assoluto, perché quattro giorni a casa, scusa, questo glielo devo proprio. È geniale. Mi dice, ma lo voto davvero o lo voto, poi scrivo nella scheda perché mi ha lasciato... Cioè, ma così alle nulla, e appunto, così lo sa perché l'ho votato. Grazie. Arrivederci, direttore. Arrivederci. Allora, la Padania.